Sparotto Arredamenti, a Rosà, alle porte di Bassano del Grappa. 5.000 metri quadri di esposizione con ribassi fino all'80%. Aperti 7 giorni su 7 in via Capitano Alessio 148, a Rosà, Vicenza. Ladri scatenati nel Bassanese, raid nella notte a Pove, coppia di baristi forse narcotizzate e derubata dell'incasso, cresce la paura. Furti a raffica l'altra sera tra Bassano e Romano, svaligiate almeno 5 abitazioni, bottino ingente. Ponte degli Alpini, rischia di slittare il via al cantiere per il restauro, obbligatoria prima la bonifica bellica. Asiago, l'aeroporto decolla, solo a luglio quasi 300 atterraggi, allo studio eventi e iniziative per aumentare ancora gli utenti. Calcio, ecco il calendario di Lega Pro, il Bassano debutta in casa contro la Cremonese, mercato non è alla Reggiana, è ufficiale. Buonasera a tutti, in primo piano la cronaca, ladri scatenati in questa fine estate nel Bassanese, raid nella notte a Pove del Grappa, svaligiate diverse abitazioni, tra cui quella di una coppia di baristi forse narcotizzata per derubarla dell'incasso. Alle 5:30 mi sono alzato per andare al lavoro e mi sono trovato la casa sotto sopra, le borse svuotate, i portafogli aperti, carte di credito in mezzo al giardino. È sparito tutto, i soldi dell'incasso del locale che abbiamo, i soldi miei del portafoglio, è sparito un tablet. Un risveglio traumatico per Rossano Fontana e la compagna Monica Comin, gestori di un'osteria bessica di Loria, tra i bersagli della banda che nel cuore della notte ha imperversato a Pove del Grappa. Almeno 3 le abitazioni visitate tra via Canova e via Tozzi, alcune migliaia di euro il bottino dei ladri che potrebbero aver narcotizzato le loro vittime. Io mi sveglio sempre per qualsiasi cosa, qualsiasi rumore strano e non ho sentito niente, ho dormito come un tronco fino a stamattina alle 5:30. Cosa strana, perché io di solito verso le 4:30 mi alzo. I malviventi sono entrati forzando questa finestra per uscire da quella che dà sul retro. Idem in casa dei vicini, dopo aver frugato anche nell'auto parcheggiata in giardino, e la paura cresce. La paura c'è perché hai figli a casa, il vicino ha 2 bambini piccoli, io ho un bambino piccolo. Non si può dormire in queste condizioni qua. E almeno 5 le case svaligiate l'altra sera al confine tra Bassano e San Giacomo di Romano, complice il maltempo che ha aiutato i ladri a passare inosservati, bottino ingente, non solo soldi e gioielli. Hanno preso anche abbigliamento, ecco, hanno preso quel che trovavano a un certo punto, non è che hanno selezionato molto, hanno ribaltato tutta la casa e quel che trovavano hanno raccolto. Gioielli e denaro, ma anche computer, televisori, vestiario da uomo e pure abbigliamento da palestra. Un bottino di svariate migliaia di euro, frutto del raid dell'altra sera al confine fra Bassano e San Giacomo tra le 21 e le 23, l'ora del violento acquazzone che ha giocato a favore dei ladri. Hanno aspettato il momento in cui c'è stato il temporale forte e che la gente era ritirata in casa, perché sennò dalle 9 alle 10 di sera questa è una zona in cui si viene a passeggiare, quindi c'è più movimento di gente, essendo temporale erano tutti chiusi in casa. Tra appartamenti, bifamiliari e villette, almeno 5 gli alloggi svaligiati, in assenza dei rispettivi inquilini, che hanno fatto la mara scoperta al rientro quando hanno trovato infissi forzati, stanze a suo quadro, cassette di sicurezza sventrate con il flessibile. In questa zona le incursioni ormai si ripetono con preoccupante frequenza, diversi garage presi di mira durante l'estate in piazzetta Cornaro, dove segni di scasso erano già comparsi sugli ingressi di tutti i condomini, ed è corsa a installare sistemi di allarme e porte blindate. Finora era una zona che non era stata molto battuta questa, adesso ovviamente iniziamo a essere un po' più attenti. C'entra un'auto in sosta e rimane intrappolata nella sua Citroen, rovesciata sul fianco sinistro. Istanti di paura questa mattina a San Giuseppe di Cassola per la conducente della vettura dopo la collisione con una Ford parcheggiata a lato della carreggiata. È successo verso le 7:30 in via San Bonaventura, al volante una 45enne di Romano, pressoché illesa nell'impatto. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo la donna, poi condotta in ambulanza al San Bassiano per accertamenti, rilievi della polizia stradale. Ennesima mattinata di passione per i pendolari bassanesi. Per iniziare il convoglio delle 5:25 diretto a Venezia non è mai partito, fermo alla stazione per un guasto. Di conseguenza sono saltate le coincidenze e non sono partiti treni da Mestre e da Noale. Come se non bastasse, il regionale delle 8:25 diretto a Venezia è partito con oltre 45 minuti di ritardo, provocando ai molti diretti nella città lagunare non pochi disagi.
Cambiamo argomento. Prima di aprire il cantiere per la messa in sicurezza del Ponte degli Alpini è obbligatorio procedere con la bonifica bellica, un fuori programma che potrebbe far slittare il via ai lavori. Il via ai lavori sul Ponte degli Alpini potrebbe subire un inatteso rinvio. L'amministrazione comunale si augura che non succeda, ma il rischio è concreto dal momento che, prima di fare partire il cantiere, si è ipotizzato come inizio il mese di novembre, è obbligatorio effettuare una bonifica bellica su un'area di circa 10.000 metri quadrati. La bonifica si estenderà oltre che sul monumento simbolo della città, sull'alveo del Brenta e sulle zone vicine. L'intervento è stato autorizzato dall'esercito di Padova e ora il comune deve individuare la ditta specializzata nell'operazione di cui, al momento, non si conoscono né i costi né la tempistica. Non si può evitare questa bonifica, spiegano dall'assessorato ai lavori pubblici, perché notoriamente il ponte fu più volte bombardato durante le due guerre mondiali e perché la città è stata spesso al centro di sanguinose battaglie. Lo si fece anche prima di fare partire i lavori al brolo di Palazzo Bonaguro, senza che, fortunatamente, si trovasse nulla. Nel frattempo il progetto di restauro viaggia spedito, come spiegato dal sindaco Poletto al nostro TG pochi giorni fa, sono già in cassetto le autorizzazioni del Genio Civile. Il progetto, con il via libera della sovrintendenza, che deve solo sciogliere la riserva sul tipo di pavimentazione, e soprattutto i finanziamenti che, con i 3 milioni stanziati dal governo a inizio mese, hanno abbondantemente superato quanto necessario. Restando in città, partiti invece i lavori nell'ex chiesetta di San Bonaventura, che ospiterà una sala polivalente da quasi 150 posti. Un piccolo teatro in più a servizio della città. In questo si trasformerà la chiesa di San Bonaventura, dove, dopo l'approvazione dei progetti lo scorso inverno, sono finalmente partiti i lavori. Intervento da 554.000 euro, di cui 100.000 dalla Fondazione Cari Verona e 60.000 dalla Regione. La chiesa del vecchio ospedale, sconsacrata parecchi anni fa, diventerà una sala polivalente grazie alla sua ottima acustica verificata da tempo. Qui verranno ospitate conferenze, spettacoli teatrali e di danza e ogni altro evento per cui la sala polivalente potrà essere usata. Una vocazione ad ospitare spettacoli, quella dell'ex chiesa, in parte già collaudata in passato, quando fu sede di alcuni eventi legati al cartellone di opere estate. Il progetto prevede palcoscenico, servizi e camerini per gli artisti, un piccolo foyer. Non mancheranno il palchetto per il coro, la regia e naturalmente lo spazio per il pubblico. Saranno 144 i posti a sedere per gli spettatori. All'esterno l'azienda appaltatrice rimetterà a nuovo le facciate, mentre all'interno verranno valorizzati gli elementi storico-artistici. Il progetto prevede anche il consolidamento di tutta la struttura comprensiva, oltre che della chiesa, anche del campanile. È bassanese il carabiniere più anziano del Veneto e uno dei più longevi d'Italia, sopravvissuto al campo di prigionia di Dubrovnik, dove fu prigioniero per 2 anni nella Seconda Guerra Mondiale. L'appuntato Giovanni Quarisa ha compiuto la bellezza di 106 anni, festeggiato dalla comandante provinciale Giuseppe Zirone e dalla comandante della compagnia di Via Emiliani Mario Rocco, che gli hanno consegnato una fiamma in cristallo e una lettera di auguri del comandante generale dell'arma Tullio Del Sette. Saliamo adesso sull'altopiano, numeri record per l'aeroporto Romeo Sartori di Asiago. Si può tranquillamente dire che è decollato l'aeroporto di Asiago. A Romeo Sartori nel mese di luglio si sono registrati numeri record, dati che fanno riflettere, specie se si pensa a quante volte la struttura ha rischiato la chiusura e che premiano lo sforzo dei privati che, acquistando l'aeroporto di Asiago, la pista asfaltata più alta d'Italia, quota 1041 metri sul livello del mare, lo hanno rilanciato riportandolo ai fasti di un tempo. Luglio, come si diceva, è stato archiviato con la cifra record di 298 atterraggi da parte di altrettanti aerei da turismo. Per capire la portata della cifra, basti pensare che è praticamente lo stesso numero di atterraggi che si è registrato nel corso di tutto il 2013. Se si guarda i numeri da inizio 2015, gli atterraggi sono già a quota 1500 e naturalmente mancano ancora agosto e l'ultima parte dell'anno. Cifre rilevanti realizzate grazie agli importanti investimenti fatti nello scalo altopianese. Oggi chi arriva ad Asiago, dal cielo, può ad esempio trovare un'accoglienza degna di questo nome. Nello scalo ci sono, oltre a ben 2 piste, un'area relax con bar e ristorante, la possibilità di fare carburante, biciclette a disposizione di chi vuole raggiungere il centro della città o in alternativa il servizio pronto taxi. In cantiere ci sono altri progetti, spiega la famiglia Zago, proprietaria dello scalo. Sono allo studio nuovi servizi da offrire agli utenti e non mancheranno feste ed eventi come quelli che si sono succeduti negli ultimi mesi.
Tra serata l'insegna della Grande Guerra e il cinema sarà Villa Cairizzo Luca in città ad ospitare la rassegna realizzata in collaborazione con Opere Estate che inizia domani sera per chiudersi domenica. Debutto domani appunto con Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick, sabato La Grande Guerra di Mario Monicelli, domenica Uomini Contro di Francesco Rosi. Le proiezioni d'ingresso libero avranno inizio alle 21, consegnata la prenotazione all'indirizzo mail info@villacairizzoluca.it. Anticipiamo la pagina sportiva perché è stata una giornata molto importante per il Bassano in ottica anzitutto di mercato, perché è ufficiale, i giallorossi perdono uno dei loro pezzi pregiati. Ve l'avevamo anticipato lunedì, non è la Reggiana. Ecco, oggi è arrivata anche l'ufficialità, ricco biennale al fantasista e Bassano che utilizzerà i soldi dell'ingaggio per reinvestirli su un giocatore di pari livello, in Lega Pro ce ne sono di sicuro. E Iocolano, sul capitano c'è il pressing forse nato della Cremonese, che vuole a tutti i costi il creativo giallorosso. Qui però la situazione è diversa, il soccer team pretende, ha ragione, un indennizzo. Iocolano è stato valutato 500.000 euro, che in un mercato senza controllo come questo è un prezzo assolutamente proporzionato, ma il della Cremonese Gian Marioli, da buon aziendalista, mira ad abbassare le pretese virtussine. A 250.000 l'affare si fa, a meno assomiglierebbe a un furto e per meno Ioco da qua non lo fanno muovere. L'impressione è che con l'offerta giusta Iocolano partirà. Al Bassano non conviene neppure avere gente scontenta, tanto più che a Cremona gli garantiranno un biennale al doppio di quanto percepisce qui. Insomma, poi il problema è pescare uno o due sostituti di Iocolano sul mercato nelle rimanenti ore di trattative restanti dopo il weekend, ma con 250.000 euro si prendono minimo due top player per la categoria e si spazzano via dallo spogliatoio i cattivi pensieri della scorsa stagione. Pronto? E restiamo a parlare di calcio perché oggi sono stati stilati a Firenze i calendari della Lega Pro. I giallorossi inizieranno al mercante contro la Cremonese. Prima giornata Bassano-Cremonese, domenica 6 settembre al mercante. Oggi a Firenze sono stati resi noti i calendari della Lega Pro, con una bella X nel girone del Bassano, perché una squadra del 18 deve essere ancora ripescata. E non è la sola incognita. Tra una settimana, infatti, se il collegio di garanzia del CONI darà regione a Seregno, Taranto e Messina, che hanno fatto ricorso, questo calendario andrà amabilmente nel cestino, con la carta straccia, e dovrà essere ricompilato ex novo, a soli 3 giorni del via dal torneo, che quindi slitterebbe almeno di un'altra settimana. Cose tutte italiane, tanto per cambiare. Alcuni club vogliono il format dei campionati a 20 squadre come l'anno scorso e non a 18 come previsto quest'anno. E intanto hanno stilato i calendari. L'altra curiosità è che se Iocolano lunedì verrà ceduto alla Cremonese, ritrovarselo subito da avversario nello stadio che l'ha visto protagonista per 6 anni filati, beh, farebbe un certo effetto. Allora, ricapitolando, debutto casalingo, ormai una prassi, con la Cremonese, poi prima trasferta a Salò con la Feralpi e i derby col Cittadella in casa il 22 novembre, mentre quello col Padova è sotto Natale, il 20 dicembre a Leuganeo. E chiusura con la Reggiana del fresco ex Nolè. Si va verso un campionato spezzatino, ma come al solito è ancora tutto in alto mare, come dire, molto Italì. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, alle prossime edizioni, arrivederci. Gasparotto Arredamenti, a Rosà, alle porte di Bassano del Grappa. 5.000 metri quadri di esposizione con ribassi fino all'80%. Aperti 7 giorni su 7 in via Capitano Alessio 148 a Rosà, Vicenza.